È stata una visione suggestiva e insolita quella offerta ai tanti visitatori che ieri all'imbrunire sono recati nel Museo del Costume di Nuoro, che hanno potuto ammirare le grandi sculture del maestro Giuseppe Carta, le sue germinazioni che stanno dando vita alla mostra Gli Orti di Grazia, dedicata a Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura. Un gioco di luci e ombre che ha fatto assumere alle sculture un aspetto magico. L'occasione è stata offerta dall'evento Orti di Notte, promosso ieri sera dall'ISDRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, negli spazi espositivi del Museo del Costume, che sta ospitando la personale del maestro di Banari. Una notte d'estate all'insegna delle contaminazioni artistiche è quella che ha proposto l'Istituto, che ha voluto sperimentare la copresenza di diverse forme artistiche in quello che è il luogo deputato a custodire e tramandare le tradizioni e la cultura millenaria della Sardegna. Così, oltre alla proiezione del film Carta di Dado Martino, hanno caratterizzato la serata l'esibizione del coro Sunuguresu, che ha proposto alcuni brani del suo vasto repertorio, I Tenores Nunnale di Orune e San Gavino di Oniferi. Non è mancata una degustazione di vini e formaggi per immergere i visitatori nella tradizione enogastronomica dell'isola. Una serata, ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico Giuseppe Pirisi, che fa seguito al grande successo della mostra di Giuseppe Carta, Orti di Grazia, e che nasce per diversi motivi: rendere fruibile il museo anche di notte, permetterne la visita anche a coloro che durante la giornata cercano un refrigerio nelle spiagge, unire infine in un'unica proposta culturale diverse forme artistiche, in una notte particolarmente suggestiva e carica di emozioni.